Ius On Air, il programma di aggiornamento giurisprudenziale in diritto amministrativo, civile, lavoro e penale, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Benvenuti a Ius On Air, la rassegna giurisprudenziale a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Oggi parleremo di diritto del lavoro e di una sentenza recentissima della sezione lavoro della Corte di Cassazione, e precisamente la 7306 del 14 marzo 2019. In tema di consegna a mani al lavoratore da parte del datore di lavoro di una comunicazione inerente al rapporto di lavoro, nel caso specifico la lettera di sanzione disciplinare, e il rifiuto da parte del lavoratore di controfirmarla per ricevuta. Con la predetta sentenza la Cassazione ha affrontato e risolto una questione che si presenta sovente allorquando un datore di lavoro intenda consegnare a mani al lavoratore una lettera di contestazione o di sanzione disciplinare o viceversa una lettera di licenziamento. La vicenda giudiziaria esaminata dagli Ermellini è stata alquanto lunga e complessa. Infatti, dopo un'assenza ingiustificata dal posto di lavoro di un suo dipendente, assenza ingiustificata durata 8 giorni, il datore di lavoro aveva contestato il fatto al lavoratore e successivamente convocato lo stesso durante l'orario di lavoro per consegnargli a mani la lettera di sanzione disciplinare. Esattamente 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Tuttavia il lavoratore si era rifiutato di ricevere la busta chiusa in cui il provvedimento era contenuto unitamente ad un cedolino paga. Successivamente l'azienda aveva inviato un'altra copia della comunicazione a mezzo raccomandata, anche se questa comunicazione era arrivata a destinazione dopo l'esecuzione della sanzione. Il lavoratore, sostenendo tra l'altro di non aver mai aperto la busta di cui era stata tentata la consegna, aveva proposto ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano, che annullò il provvedimento disciplinare in quanto la sanzione non era stata comunicata prima della sua esecuzione, decisione che veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Milano. A seguito del ricorso della società, la Cassazione aveva però annullato la sentenza dei giudici di merito enunciando un importante principio, secondo il quale esiste l'obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro comunicazioni anche formali da parte del datore o di suoi delegati in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto. Sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale ricettizio, di riceverlo, comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'articolo 1335 del Codice Civile, a quello che in quel momento era l'indirizzo del destinatario stesso. Pertanto la causa veniva riassunta avanti la stessa Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che annullava nuovamente la sanzione disciplinare, poiché ad avviso dei giudici, a prescindere dal dovere generale del dipendente di ricevere le comunicazioni dell'azienda, non era stata comunque fornita la prova da parte del datore di lavoro dell'avvenuta consegna della lettera sanzionatoria al lavoratore. In particolare, per la Corte, il datore non aveva provato di aver tentato di consegnare la comunicazione al lavoratore, tanto che aveva ritenuto necessario il datore di lavoro notificare la decisione anche tramite una raccomandata. Difatti, dalle testimonianze assunte in corso di causa era risultato che la persona incaricata di consegnare la busta non ne conosceva il contenuto e non l'aveva aperta per cercare di leggerne il testo al lavoratore. Contro questa decisione l'azienda proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, ma questa volta i giudici di legittimità hanno convalidato la sentenza della Corte d'Appello, confermando che la tentata consegna di una comunicazione in una busta chiusa, senza che si sia data la lettura del suo contenuto, non consente al destinatario di accertare qual è l'oggetto specifico della comunicazione, così impedendo che ai fini giuridici la consegna si perfezioni.
In sostanza, pur rimanendo valido il principio che impone al lavoratore di ritirare le comunicazioni aziendali, nel caso di specie non si versava nemmeno in un'ipotesi di rifiuto, non essendoci la prova della consegna o del tentativo di consegna dell'atto, la consegna medesima non si era perfezionata. Occorre osservare che la Corte di Cassazione in più occasioni ha ribadito che il rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera di contestazione disciplinare deve considerarsi equivalente all'avvenuta comunicazione, non potendo il comportamento del lavoratore risolversi a danno del datore, che, in ossequio agli obblighi di legge, ha adempiuto all'obbligo di contestazione di cui l'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. Anche in tema di consegna dell'atto di licenziamento sul luogo di lavoro, il rifiuto del lavoratore di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato e alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'articolo 1335 del Codice Civile. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che non sembra sicuramente avversato dalla sentenza che si sta commentando, appare pertanto convalidata la prassi in uso presso le aziende nel caso di rifiuto di un dipendente di ricevere una comunicazione ufficiale e che può così riassumersi, soprattutto nel caso in cui la comunicazione riguardi procedimenti disciplinari o una lettera di licenziamento. In primo luogo, il datore di lavoro, alla presenza di uno o più testimoni, può convocare il dipendente consegnandogli la comunicazione e chiedendogli di controfirmarla per ricevuta. Se il lavoratore si rifiuta di controfirmare la comunicazione, il datore deve leggerne il contenuto in sua presenza o comunque comunicargli sommariamente il contenuto medesimo. Una copia della comunicazione deve essere sottoscritta dai testimoni che ne attestano anche la lettura alla presenza del lavoratore. A questo punto la consegna della comunicazione può dirsi perfezionata, ma si ritiene comunque opportuno, soprattutto se si tratta di una sanzione disciplinare o di una lettera di licenziamento, inviarne una copia al lavoratore per raccomandata, facendo riferimento al suo rifiuto di riceverla o comunque di firmarla per ricevuta alla presenza dei testimoni. Infatti, anche secondo quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza numero 11.479 del 3 giugno 2015 in tema di licenziamento, la prova della comunicazione per iscritto del licenziamento non può essere sostituita dalla deposizione dei testi su tale circostanza, non essendo infatti ammessa la prova testimoniale di un contratto o di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta appena di nullità, come lo è infatti per il licenziamento, se non quando il documento sia andato perduto senza colpa. Difatti, in questa fattispecie, conclusasi con l'annullamento del licenziamento e la reintegra del lavoratore, il datore, intendendo licenziare un suo dipendente, lo aveva convocato per consegnargli l'intimazione scritta di licenziamento, ma questi aveva rifiutato di sottoscrivere l'atto per ricevuta. Il datore di lavoro, pertanto, aveva provveduto alla lettura del contenuto della lettera di licenziamento, alla presenza dei testimoni e del medesimo lavoratore, senza però inviarle successivamente una copia di conferma per raccomandata. Occorre comunque osservare che in tema di forma scritta del licenziamento è interessante sottolineare l'evoluzione che la giurisprudenza ha compiuto negli ultimi anni, adeguandosi ai mutamenti delle modalità di comunicazione permessi dalla moderna tecnologia. Così, ad esempio, la Cassazione, sottolineando l'assenza di previsioni specifiche, ha reputato validamente comunicato per iscritto il licenziamento inviato via mail ordinaria, mentre un'altra decisione ha invece ritenuto che l'email senza firma digitale non costituisca prova. Nella giurisprudenza di merito, viceversa, è stato affermato che il licenziamento tramite SMS deve considerarsi documento informatico, sottoscritto con forma elettronica leggera e come tale idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta.
Su questo punto si è pronunciata il Tribunale di Genova nel 2016 con il decreto numero 223. Anche la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza numero 629 del 5 luglio 2016, riformando la decisione di segno contrario del primo grado, ha considerato valido un recesso intimato via SMS, posto che la forma scritta risultava sul display digitale. Il lavoratore, infatti, non aveva contestato la provenienza del messaggio da parte del datore e la contrattazione collettiva non prevedeva una specifica formalità di trasmissione del recesso, quale ad esempio la raccomandata con ricevuta di ritorno. Tra le modalità di trasmissione alternative alla classica comunicazione scritta, consegnata a mani o per raccomandata postale, la giurisprudenza di merito ha infine ammesso anche i messaggi inviati attraverso l'applicazione WhatsApp, quando risulti non contestata la provenienza della comunicazione da parte del datore di lavoro. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Catania con l'ordinanza del 27 giugno 2017. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.